Nel corso degli ultimi anni c'è stata sempre maggiore attenzione rispetto all'identificazione di forme premorbose di malattia psichiatrica che in qualche maniera potessero essere predittive di un futuro sviluppo di malattia conclamata. In particolar modo per le psicosi e per la schizofrenia si è tentato di identificare delle condizioni, diciamo, premorbose che potessero dare delle indicazioni chiare rispetto alla possibilità di curare precocemente o addirittura di prevenire una malattia conclamata. È per questa ragione che nel DSM-5 si è visto emergere la diagnosi di sindrome psicotica attenuata. Di cosa si tratta? Questa diagnosi dovrebbe servire a soddisfare il bisogno emergente di identificare quelle che un tempo venivano chiamati ultra high risk state, cioè stati ad alto rischio, ovviamente, di sviluppare psicosi, allo scopo di iniziare precocemente un monitoraggio e, come dicevo prima, in alcuni casi addirittura un intervento terapeutico. La sindrome psicotica attenuata è definita da alcuni criteri. Il primo criterio indica che devono essere presenti i sintomi, diciamo, classici di schizofrenia, cioè i deliri, le allucinazioni, la disorganizzazione del pensiero e del comportamento, ma in forma attenuata e facendo caso che rimanga conservato il contatto con la realtà, cioè che la persona non abbia già presente un'eccessiva scissione dal dato di realtà. Rispetto al criterio temporale, questo afferma che questi sintomi devono essere presenti almeno una volta alla settimana e devono riguardare almeno l'ultimo anno di vita del paziente. Ovviamente, ripeto, questi sintomi devono avere una condizione di attenuazione della gravità. Il quadro sintomatologico non deve essere attribuibile, ad esempio, ad un utilizzo di sostanze, a un'altra malattia o altre patologie psichiatriche che potrebbero essere in quel momento presenti. Ovvero, si sta parlando di una sindrome psicotica attenuata che deve essere assolutamente primaria, cioè non dipendere da altre condizioni mediche o psichiatriche. Che cosa fare quando si ritrovano dei sintomi psicotici in forma attenuata in una persona? Di sicuro è necessario iniziare un'attenta osservazione da parte di personale psichiatrico che abbia competenze adeguate nell'identificazione precoce di psicopatologie. Si pone poi il problema su cosa fare dal punto di vista terapeutico. Quasi tutte le linee guida indicano che sia necessario, oltre all'osservazione attenta, anche iniziare un intervento di tipo psicoterapico e si è identificata la psicoterapia cognitivo-comportamentale come l'intervento di scelta. Quindi, se possibile, non si dovrebbero utilizzare farmaci. Ci sono però alcune condizioni, poi ovviamente il medico che deve valutare la situazione, ma che alcune condizioni possono necessitare di un iniziale intervento anche psicofarmacologico. In questo caso le indicazioni sono molto chiare, è necessario utilizzare i farmaci identificando attentamente il profilo di collateralità che sia compatibile col soggetto, solitamente un ragazzo giovane, di conseguenza evitare di avere degli interventi psicofarmacologici troppo massivi, utilizzando il minimo dosaggio possibile. In questi casi l'obiettivo è quello di evitare la conversione da sindrome psicotica attenuata a psicosi conclamata o addirittura a schizofrenia. I dati in nostro possesso non sono ancora così tanti, ma sicuramente col passare del tempo si potrà valutare se questo inquadramento precoce di un disturbo psicotico, magari destinato a diventare grave, potrà permettere un miglior trattamento e una migliore prognosi. Vi ringrazio di aver visto questo video. Se vi interessano gli aggiornamenti sulla psichiatria e sulle neuroscienze, vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube e a seguire il mio blog valeriorosso.com.